Ciao amici, dunque, oggi parliamo di Steemit, in particolare parliamo del Power Up, quando farlo e come farlo. Dunque, prima di tutto, cosa intendiamo noi per Power Up? Dunque, consideriamo che il Power Up, è un'operazione, che fa l'utente nel momento in cui ha ricevuto delle ricompense da Steemit per dei post pubblicati, appunto. L'operatore, quindi l'utente, fa l'operazione di power up nel momento in cui converte la ricompensa ricevuta in Steem Dollar in Steem Power, quindi da Steem Dollar a Steem Power. Benissimo. In questo modo l'utente sarà più potente e più influente all'interno della comunità e il suo voto anche varrà di più all'interno della comunità. Quindi è un modo per rendersi insomma più influenti. Volevo ricordare che ogni qualvolta si riesce ad accumulare 100 Steem Power, si incrementa la propria capacità di voto, il proprio valore di voto di 0,01 dollaro. Quindi, nel momento in cui voi diventate più potenti e influenti, avete una capacità di voto maggiore e ci sarà più ricchezza che circolerà all'interno della nostra comunità, quindi è a vantaggio di tutti, non solo di voi personalmente. Dunque, questa procedura è una prassi abbastanza semplice e intuitiva, ma la svolgiamo per passi. Dunque, il primo passo è posizionarsi sulla sezione wallet, quindi sulla sezione portafoglio. Dopodiché si va alla sottosezione Steem Dollar che avete appunto ricevuto come ricompensa. In questa sottosezione troverete una freccetta. Per favore cliccate su questa freccetta e troverete un menu contestuale, un menu a tendina, dove dovrete cliccare sulla voce Market. Vi lascio da qualche parte anche lo screenshot. Dunque, come secondo passo, noi verremo portati su una apposita pagina, ovvero la pagina relativa al Market. All'interno del quale noi potremo vedere appunto tutti i nostri Steem Dollar che abbiamo appunto accumulato con le nostre attività di pubblicazione. Possiamo cliccare su disponibile oppure possiamo specificare nel campo totale SBD la quota che intendiamo appunto comprare. E appunto potremo in questo modo acquistare Steem. Vi lascio anche a questo proposito il relativo screenshot. Dunque, tutti questi valori di Steem e di Steem Dollar sono relativi alle quotazioni di mercato, quindi possono subire delle modifiche e ci sono dei tempi e dei momenti in cui è più diciamo, lucrativo effettuare questo tipo di transizioni. E ci sono anche dei momenti in cui forse non vi conviene molto, quindi dovrete pensarci voi. Un'altra cosa che dovete considerare è questa: nel momento in cui voi avete acquistato Steem, se tornerete indietro alla pagina Wallet, troverete la voce Steem dove avrete il quantitativo acquistato. A questo punto, dovreste cliccare sulla freccettina che trovate sulla destra. E
e vi apparirà di nuovo un menu a tendina dove selezionerete la voce Power Up. E vi lascio, Power Up, vi lascio a questo proposito uno screenshot relativo. Benissimo, nel giro di qualche minuto il quantitativo di Steemit verrà spostato all'interno del vostro Steam Power. In questo modo voi incrementerete la vostra potenza di voto. Come ulteriore informazione vi lascio l'impeccabile guida che ha creato Alex Zichi, con il quale sicuramente non potrete sbagliare. Vi lascio il link in cui sarete invitati all'interno della comunità italiana di Discord e potrete fare le vostre domande, insomma. Come ultima cosa vi lascio anche il link dove potrete iscrivervi a Steemit. E adesso una nota personale, vorrei ringraziare veramente di cuore Nicola71 per tutti i consigli che mi ha dato e per il supporto. Grazie a tutti anche voi che ascoltate e vi auguro una buona settimana. Ciao ciao da Alessandra.